Mi piacerebbe, se mi riesce, provare a portare avanti una piccola rubrica in questo canale in cui leggo e magari commento, introduco degli articoli di terza pagina che trovo particolarmente interessanti o che trattano problemi che mi interessano, mi coinvolgono, insomma. Lo spunto per trovare questo articolo è venuto da una conversazione che riguardava ancora il pianismo. Pianisti adesso, insomma, virtuosi di pianoforte, hanno anche la necessità di una ulteriore dote, cioè di una grande capacità di memoria, mandare a memoria grandi repertori. Da questo punto di vista mi ricordo di avere assistito forse a uno degli ultimi concerti di Richter quando era ancora in vita a Venezia e di averlo visto suonare al pianoforte, che lo suonava tra l'altro, ricordo, sono passati molti anni, una delle ultime sonate di Beethoven, ma a fianco aveva una signorina che gli girava le pagine, lui suonava con questo lumicino che faceva luce sul leggio, insomma, dove teneva la partitura. Quindi, insomma, anche Richter, grandissimo pianista, spesso suonava con la partitura, anche quando suonava da solista, non soltanto come si suona di solito con la partitura, anche quando si fa musica da camera, in trio, in quartetto, che so io. E quindi, insomma, necessità di avere questa memoria, spesso prodigiosa, che fa sì che uno riesca ad avere in testa grandi, grandi repertori, insomma, no? Una grande quantità di brani. Famosa è la storia poi di Glenn Gould, no? Quella volta che ha sostituito, studiandolo una notte e poi mandandolo a memoria, interpretandolo a memoria il giorno seguente. Mi pare fosse stato il quinto concerto dell'imperatore di Beethoven, sostituendo Michelangeli che in quell'occasione era indisposto. E mi pare che questo concerto si trovi in un video di YouTube. Si discute adesso questa necessità di mandare a memoria, quindi su questa ulteriore dote necessaria, insomma, anche al concertista di oggi. Diciamo che non si può più prescindere, insomma, dal suonare a memoria, anche quando si partecipa ai concorsi, queste cose qua. E a questo proposito ritornava fuori la memoria prodigiosa di Yuya Wang, pianista di cui abbiamo già parlato in un video precedente. Veniva in mente il concerto per la mano sinistra che lei ha interpretato e si osservava come in quell'occasione, quando ha suonato con l'orchestra il concerto di Ravel per la sola mano sinistra, lei avesse nel leggio del pianoforte un iPad e quindi con la destra girasse le pagine dell'iPad. Si faceva notare questa eccezione. Come mai in quell'occasione, in cui suonava quel concerto per la mano sinistra, in realtà si aiutava con qualcosa sul leggio del pianoforte, insomma, con un iPad e quindi con la lettura della partitura. E veniva a riflettere che quel concerto è particolarmente difficile. Probabilmente era anche legato a questo, il fatto che si aiutasse. Ma da questo poi è nato lo spunto per discutere come mai, perché si è osservato anche questo, come mai esistano nel repertorio musicale pianistico dei concerti o dei brani scritti esclusivamente per la mano sinistra. E come mai si scriva prevalentemente quando si scrive per una sola mano, per la mano sinistra? E qui non è poi così facile, no, dare una risposta improvvisata, no? Ho provato ad andare a vedere, insomma, le motivazioni di questa differenza, del fatto di scrivere per una mano sola, intanto, no? Quando si hanno a disposizione due mani per suonare il pianoforte, perché si sceglie di scrivere per una mano sola. E poi perché quando si sceglie di scrivere per una mano, in realtà si preferisca scrivere per la sinistra piuttosto che per la destra. Ho trovato questo articolo,
del Sole 24 Ore, che adesso vi leggerò, perché dava delle risposte interessanti a questo quesito. L'articolo è di Arnaldo Benini ed è del luglio 2014 e si intitola Il genio è nella mano sinistra. Dice: il pianoforte si suona di regola con due mani. La destra è prevalente e quasi sempre solista della melodia. La sinistra accompagna nelle ottave medie e gravi. A partire dal XVII secolo sono comparse composizioni in cui la mano sinistra è prevalente e circa 1100 studi, trascrizioni e 50 concerti solo per la mano sinistra. Esistono anche composizioni per la sola mano destra? Si chiese perplesso un musicologo nel 1916. Il pianista Paul Wittgenstein ne trovò due. La mano destra è prevalente nel 90% della gente, eppure le composizioni per la sola mano destra sono solo una decina. La domanda riguarda non tanto il mondo della musica quanto le neuroscienze. Il pianista produce fino a 1800 colpi di tasto al minuto, dove ogni nota è suonata con una precisione di millisecondi, nel contesto rigoroso del piacere musicale. Perché il cervello, per una prestazione eccezionale come suonare il pianoforte con una sola mano, sceglie la mano non dominante? Il primo Klavierstück für direkte oder linke Hand allein, pezzo per pianoforte per la sola mano destra o sinistra, fu verosimilmente composto da Carl Philipp Emanuel Bach, secondo figlio di Johann Sebastian. Nell'andante cantabile del Klaviertrio 15-20 di Haydn ci sono lunghi brani solo per la mano sinistra. Nelle opere di Mozart, la cui mano sinistra sembra sia stata particolarmente agile, di Beethoven e di Chopin, il ruolo della mano sinistra è marcato da ritmi, arpeggi, accordi e salti più lunghi. Johannes Brahms trascrisse la ciaccona della partita seconda, BMW 1004 di Bach, quinto degli Studien für Klavier di Brahms, per la sola mano sinistra al pianoforte, un'ottava più grave dell'originale per violino. Essa è una delle composizioni per mano sinistra più suonate. Brahms dice in una lettera a Clara Schumann che solo in un modo mi procuro un piacere minuscolo ma puro: quando suono con la mano sinistra. Le stesse difficoltà, la tecnica, l'arpeggiare, tutto l'insieme mi fa sentire un violinista. Liszt scrisse una sola opera per la mano sinistra, Ungern's Gott, Dio d'Ungheria, e in altre composizioni e trascrizioni, la più nota è nel Paganini Etude I, ci sono lunghi brani per la mano sinistra. Nella trascrizione del Lied di Schubert, Du bist die Ruhe, tu sei la calma, la cantilena viene suonata quasi solo dal pollice sinistro e nella trascrizione della marcia funebre di Schubert, Liszt incrocia le mani. Allievo di Liszt fu il nobiluomo ungherese Géza Csiky, primo leggendario concertista professionista in Europa con la sola mano sinistra. Aveva perduto la destra in un incidente. Liszt suonò con lui concerti a tre mani. Csiky scrisse il manuale per chi ha un braccio solo, Buch des Einarmigen, che dopo la Prima Guerra Mondiale ebbe, per tragiche ragioni, una grande diffusione. Alexander Dreischock, rivale di Liszt, suonava talora con il braccio destro fasciato e con la mano sinistra eseguiva la parte della destra. Il successo fu grande, ma non unanime, perché ci fu chi lo accusò di virtuosismo esibizionistico e di essere non un suonatore ma uno spadaccino. Famoso, nonostante morisse a 28 anni di tubercolosi, fu, a metà dell'Ottocento, il Paganini del pianoforte, Adolfo Fumagalli. Egli trascrisse per la mano sinistra, in lui veramente acrobatica, da Meyerbeer, Bellini, Verdi, Donizetti. Particolari sono i sei studi per la mano sinistra di Saint-Saëns e gli Studien für die linke Hand, studi per la mano sinistra di Béla Bartók. Non ci fu,
solo consenso. Schumann, che aveva dovuto interrompere a 22 anni la carriera, già allora luminosa, di pianista per un crampo in flessione del dito medio della mano destra, commentando una serenata per la mano sinistra di Edward Marxen, disse di trovare strano che alla scomparsa di pezzi per pianoforte a quattro mani si accompagnasse il fiorire di pezzi per una sola mano, della maggior parte dei quali non metteva conto di occuparsi. Perché rendersi inutilmente invalidi? Si chiede, sapendo che cosa significasse esserlo. Paul Wittgenstein, rampollo di una famiglia viennese di magnati dell'acciaio, fratello del filosofo Ludwig, all'inizio della carriera di pianista, perdette il braccio destro nella Prima Guerra Mondiale. Già nell'ospedale militare decise di continuare a suonare. Wittgenstein chiese musica solo per la mano sinistra a compositori del tempo, come Wolfgang Korngold, Richard Strauss, Benjamin Britten. Raccolse 17 pezzi. Sergei Prokofiev scrisse per lui il quarto concerto per pianoforte e Paul Hindemith un concerto a lungo disperso, eseguito la prima volta a Berlino nel 2004 da Leon Fleischer, che una malattia nervosa della mano destra ha costretto a suonare solo con la sinistra per circa 40 anni. Famoso è il concerto Pour la main gauche, scritto per Wittgenstein da Maurice Ravel. Comporre per la mano sinistra entusiasmò Ravel, che non lo sentì come restrizione, ma come stimolo. L'ansia della difficoltà non è mai così forte come il piacere di misurarsi con esse e vincerle. Per questo mi sono lasciato tentare dalla domanda di Wittgenstein. E dirà che chi ascolta non deve avere mai la sensazione che con due mani al pianoforte si potrebbe fare di più. Chi ascolta non dovrebbe mai accorgersi che si suona con una mano sola. Wittgenstein trovò il pezzo così difficile che in alcune parti lo semplificò, mandando Ravel su tutte le furie. Si difese sostenendo che l'interprete non è schiavo del compositore, ma Ravel impose la versione originale. La mano sinistra, scrisse Wittgenstein, è più adatta della destra per suonare con una sola mano, perché ad essa riescono il salto dal grave all'acuto e viceversa, e la rapidità del suono meglio che alla destra. A che cosa ciò sia dovuto, osservò Wittgenstein, non è chiaro, ma è probabile che si debba cercare nella costituzione del corpo. La causa è nel cervello, l'emisfero cerebrale destro, che regola la parte sinistra del corpo, è particolarmente sensibile a stimoli inattesi, potenzialmente pericolosi e associati a forti emozioni. Ad essi la mano sinistra reagisce più in fretta della destra dominante. Il suonare con una mano sola, facilitato dal pedale che allunga la permanenza del suono grave, presuppone salti rapidi e cambi di registro, cioè movimenti tridimensionali della mano di immensa precisione. Il lobo parietale e l'ippocampo dell'emisfero cerebrale destro sono gli organi principali della coordinazione e dell'orientamento spazio-temporale. Essi regolano la mano sinistra più rapidamente della destra, perché i loro impulsi la raggiungono senza attraversare la commessura interemisferica del corpo calloso, che comporta perdita di informazione e di tempo. Dal momento che la percezione spazio-temporale è dovuta principalmente all'emisfero destro, anche nella maggior parte dei mancini, è comprensibile la particolare agilità della mano sinistra per movimenti rapidi, precisi e fini, in condizioni di particolare emotività, come la musica. Il giovane pianista francese Maxime Zecchini, che ha entrambe le mani, ha pubblicato tre CD con brani solo per la mano sinistra, originali o trascritti, di Chopin, Saint-Saëns, Bach, Lipatti, Brahms, Wagner, Liszt, Ravel, Bartok, Bellini, Meyerbeer, Fauré e un CD di concerti per orchestra e pianoforte solo con la mano sinistra di Britten, Prokofiev, Ravel. Ad Vitam Records. L'esecuzione è ineccepibile. Ogni tanto viene fatto di pensare che Schumann aveva ragione.